per Fobecco. Porca miseria! Zappa, no, evita l'attacco! Ah, fulmine, mannaggia la miseria! Siamo messi malissimo su di l'acqua. Salve a tutti, Nabbi e Nabbe, bentornati qui su Tubo Nubo con Let's Go Pikachu. Io sono Driss. E io sono Drizzo, ed è tornato il cappello. Beh, con la fortuna che non abbiamo il green screen, almeno. Oh. Drizzo può metterci il suo fantastico cappello da allenatore di Pokémon. Prima di iniziare, vi ricordiamo: iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per avere le notifiche. Se volete sapere che cosa portiamo, i social. Però senza andare. Io non so cosa devo fare, perché io sono mancata per un paio di puntate, quindi non so più cosa allora, devo fare. Allora, innanzitutto abbiamo vestito in maniera scicchettosissima. Oh mio Dio, è orribile, ragazzi. È veramente orribile. Tra l'altro l'ha fatto lui, io non lo sapevo che l'avesse conciato in questo modo, è stata una sorpresa anche per me e è orribile. Ma perché io ho detto, gli metteremo la tuta safari perché dobbiamo esplorare la caverna delle isole spumarine, però sarebbe stato troppo sportivo, quindi ho messo gli occhiali da secchione, naturalmente. Immagino che dobbiamo andare in acqua. No, dobbiamo andare nella grotta. Ah, ok. Siamo già arrivati sull'isola, dobbiamo entrare nella grotta, all'interno di questa grotta troveremo il Pokémon leggendario. Ah, Articuno. Articuno. Ok, i Golbat credo che lì... Guarda, là c'è qualcosa che brilla, che cos'è? Qua? No, sono tipo le cose di ghiaccio, ok, ok, non è niente. The calls never bother me anyway. Capito? Beh, almeno lo devi ci cantare. Dovevo... The calls never bother me anyway. Ok, basta. Basta. C'è un coach? C'è un coach. C'è un coach, partiamo subito dal coach, dai. Andiamo di... sì. Io ovviamente... Sei sorpreso, eh? Ebbene sì, noi coach ce ne siamo anche in posti come questo. Sono sorpreso dal fatto che siamo tutti quanti a maniche corte dentro questa caverna. Sì, e vuoi sapere perché? Beh, a dirla tutta nemmeno io lo so con esattezza. Qui non c'è molto da fare, posso proporti una lotta, però che ne dici? Ci sto. È la sua disperazione, capito? Cioè, sì, ma perché stai lì? Cioè, fa un freddo cane. Se noi avessimo detto di no, lui avrebbe perso tutto lo scopo della sua vita. Basta. Ti sarebbe formattato da solo. Jolteon. Oh, Jolteon. Non so chi c'è più avanti. Ok, Nubbolt. Non c'è più Nubbolt, quindi in realtà è una... alla pari. Sì, possiamo cambiare. Ok. Ok, via Nubbolt rientra la nostra formidabile Riri. Così, almeno. Poteva finire il gioco da solo Riri. Ma secondo me quando avevamo pure Matilda. L'accoppiata Riri-Matilda era tipo... Vai. Pedalo Dante! No, mega assorbimento perché okay. Non sappiamo che cosa dopo il coach, non siamo greedy. Abbiamo un tuono, ma Riri naturalmente evita l'attacco. Oh, comunque livello 46, si vede che c'ha pure delle buone statistiche. Vabbè, ma i coach hanno sempre livelli... Sì, potrebbe comunque... essere una bella sfida. Forse ci conviene tipo addormentarlo. Sunnif. Sì. Faccio un misero. Ok, vabbè, almeno vediamo animazioni di tuono. Caruccia. Not bad. Caruccia. Not bad, tuono. Riri usa sonnifero. Cosa fare? Ciao. Sonnifero, parassi seme e campiamo di rendita. Ok. Un po' mi dispiace uccidere il Jolteon, devo essere sincera. Poi guarda quanto è bello sta lì che dorme. Capito. E poi tutti questi Pokémon dormono in piedi. Vabbè, sono come i cavalli, sono tipo Frappo. Frappo dorme in piedi. C'è da dire che Frappo effettivamente ha risparmiato quando ha dovuto arredare casa, perché non ha dovuto pensare né al letto né al materasso. Esatto. Non solo se le mette, tipo fantasma, capito? Quindi te entri dentro casa sua, se lui sta dormendo c'è sto fantasma lì all'angolo della stanza. E che rifaccio? Mega assorbimento. Sì, no. Voi immaginatelo, Porello sta sempre in piedi. Ma si è svegliato? Beh, vabbè, oh dai. Ridi, mega assorbimento, tu. Ecco, per esempio, un nuovo gioco di Pokémon ci potrebbero pensare a fare in modo che quando si addormentano cascano abbiano... proprio a terra. No, più che altro dare posizioni diverse ai Pokémon in base anche al terreno, alle cose, invece di essere... Perché alla fine sì, è 3D, ma è uno sprite. E niente, io dirò... Mega assorbimento di nuovo. Tanto non rischiamo di finire i PP all'interno della grotta. Perché oltre le battaglie con gli allenatori non ne usiamo e non credo ci siano tante battaglie. Non mi ricordo tante battaglie contro gli allenatori qui dentro. Non ho più pallida idea. E... Flareon. Ammazza, c'ha tutte le evoluzioni di Eevee. Allora, probabilmente sì, dall'altra parte c'è. Direi che a questo punto lui va tolto.
Tra parentesi, ormai probabilmente lo sapete, ma abbiamo un nuovo Nabbo. Purtroppo sì. Ormai ci siamo abituati al nome Tristella, quindi... È vero, purtroppo, cioè, purtroppo, il nome Tristella è stato dato prima che questo nuovo Nabbo entrasse effettivamente a Frana. Frana, però c'è avvantaggiata sul fuoco. E entrasse effettivamente all'interno della Tubo Nubo Gang. E quindi... Bella la Tubo Nubo Gang, non l'abbiamo mai chiamata così. Non so, mi è uscito adesso. Tra parentesi, io ho appena realizzato che probabilmente avrò la luce in ombra, visto che la lampada sta in alto. Cioè, perché hai la visiera del avrò cappello. Avrò il volto in ombra, la dislessia porta ah, via. Ah, tanto la luce bacia i belli. E asciuga le cozze. Che vuol dire? È vero. Ora che siamo svantaggiati. Ma cazzo, io non avevo visto che l'avevo sciottato. Però tentenna. Allora io direi rischiamo a cazzo duro con un volo. Un volo. Perché volo leva di più. E paradossalmente se poi lui ci fa una mossa non ci becca. Però se non lo sciottiamo poi idropompa se la becchiamo. Idropompa. Dai, vai ucciderlo. Merlottolo. Sbam. Ce l'abbiamo fatta, Merlottolo. Mamma mia. Pure brutto colpo abbiamo fatto. No, sei svantaggiata. Ma non mi sono proprio accorta che avessimo massacrato Flareon e avesse messo Vaporeon, cioè proprio zero. Non mi ero accorta del cambiamento. Vabbè, che cosa ci dà visto che... Cioè... Ringraziati di essere venuto fino a qui, ti darò un regalo speciale. 5 caramelle rare. Regalo specialissimo. No, ma sono rare, ma... Che gioia quando il portacaramelle è pieno di caramelle di tutti i tipi, non trovi? Ok, va bene. Andiamo giù? Sì, guarda, c'era un'altra persona... No, c'era un'altra persona assurda, ok, diciamo. Non risaliamo. Quindi giù. Sì. Ma parte l'oggetto. A parte che era un Lickitung quello che ha spawnato. Era un? Un Lickitung. Cos'è un Lickitung? Un Pokémon. Vai a sinistra. No, uno Slowpoke. E c'è pure il coso. Cattura no, tutti. Non so. Non so più quale Pokémon hai catturato e quale no. Non li ho catturati. Non sono entrato qui dentro. E non sapevo quali borsa gli do una bacca. No, catturalo così. La bacca ci potrebbero servire per i leggendari. Ha sempre più effetto. Io questo qua è un gancio. Comunque questa cosa funziona. Sì, ma non tutti i rumori fa. Chi è? Eccolo. Secondo me è che gli stai antipatico. Cosa sarà resettato. Adesso prendiamo la foghetta. Che cucciola che è. Che ha i denti attaccati alle guance. No. Mannaggia la miseria. Aspetta. Che io adesso lo so che tu... Ok. Non te l'ha dato perché comunque il cerchio deve trovarsi in una buona posizione già quando lanci. Siccome lui è sparito deve riapparsi il cerchio. Ah, vabbè, ok. Se stai spostando un blocco con spinta e i Pokémon ti intralciano, niente paura. Basta usare un repellente e tutto filerà liscio come l'olio. No, okay. Va bene. No, via Golbat. Ok, allora, dobbiamo buttare i massi di sotto. Però blocco enorme usa Pikachu diventa Super Saiyan. Oda! Vai spam di nuovo. Non posso passare da questo lato. Ok, e ci serve per fare cosa? Allora, perché Articuno sta in mezzo a una forte corrente d'acqua. È enorme tra l'altro. Cioè, te magna in testa praticamente. A lei forse serve la bacca. Forse a lei serve la bacca, sì. Ah no, sta qua. Selezione. Un attimo ho visto che gli davi tipo la Master Ball. No. Okay. No, mio Dio. Ti prende a schiaffi, guarda come è. Cattivo. Potevo aspettare quel secondino in più. Ah, mannaggia miseria. Gliene dovevano un'altra di bacca. Sì, la bacca. Se... No, sbagliato. Una fatica rimasta. Vabbè, provaci. Che bravura. Sì, ma non lo so. Sì! L'abbiamo catturata. Yeah! L'abbiamo catturata. Tra l'altro adesso con. Madonna! Sembra che. È inquietante. Non lo so. È uno dei motivi per cui nessuno la gioca. Secondo me potrebbe essere anche veloce a giocare. Una volta sarà 52. In questo nuovo gioco. L'oggetto l'avevi preso a destra, sì? Sì. Dicevi, perché Articuno si trova?
Allora, Articuno si trova in mezzo a una corrente molto forte, quindi noi dobbiamo buttare giù i blocchi per mandarli Sulle nell'acqua e bloccare la corrente. rive. Ok. C'era Adesso. oggetti tipo in alto. Vabbè, Jinx. Anzi, Stava che si trova tipo pure qua. abbastanza comune. Ok, faccio un Eccolo. oggetto. Oh, e su. Oh. Io non. Mi Pozione Max. sono completamente dimenticata di come si. Ma quanto sei grosso. Ma devo andare di là oppure a quelle altre di qua? Non Non lo so. sai mai niente, Allora, là ce n'è uno. Allora, quello lì guardava in alto. Ah, quello lo possiamo buttare da qui. oh. Ok. No! Quindi bisogna mandare giù questo, Ok. giusto? Vai, mossa, ok, perfetto. E poi dobbiamo scegliere una delle due scale. Io voglio andare a prendere quello, però. E in qualche modo poi lo prenderemo. Forse quella è proprio l'uscita della caverna. Io Quindi tu dici o qua. direi proviamo a scendere qua, vediamo dove ci porta. Un altro sì. Un Oggettino. oggettino. Ok. Oh, Geloraggio. buonissimo Lo geloraggio. equipaggiamo? Ma Maki. no. No, 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 per il momento non ci sono neanche allenatori, quindi. Oh, qua non c'è. Ok, guarda su, perché quella lì è la zona che noi avremmo raggiunto con l'altra scala. Quindi vediamo se serve a qualcosa. Sì, torniamo là, buttiamo giù il L'altro sasso. masso. E che cacchio, io ho paura. Ah, Tanto eri qua. ok. Sei sicuro? Cosa dobbiamo fare? Su, no, No. su di. No, su Su di qua. di là. L'altro su. L'altro L'altro qua. Oddio! su che non è. È su che non è sopra. Aspetta, Là! Laggiù! Nella scala! così non scendo. Sai che devi scendere? Ah, T'ho detto, ok. il su che non è sopra! Ma che come stai parlando? È Oh! ciccionissimo! Che buono che è! Borsa. Borsa Sì, bacca, borsa bacca, bacca, bo. dai. Borsa bacca. Madonna, è ancora Scusa. rossissimo. No, ma perché non c'è. Ah no, non gli avevo ancora dato la bacca, Sì. grazie al Preparati. cavolo. Preparati. Ottimo! Non mi sto piacendo. Non mi sto piacendo. Quel codo l'avevo quasi Gliene devo preso. dare un'altra? No, è rimasto arancione così. Provaci. Era gialla prima. Ottimo! Devo riprenderci un pochettino la mano. Mannaggia la miseria, Infame! infamone. Guarda che. L'ho lanciata, no. È la rabbia questa che mi ha fatto lanciare in modo troppo forte. Dai! Questa era bruttissima. Bene. Bene, benino. Guarda, mo col bene lo Si prendo. applica ma non si impegna. Niente. Mi stai facendo arrabbiare, eh? Mi stai facendo veramente arrabbiare. Vai, vai, vai. No. Ah, ma io non ho fatto la scorta di Ultra Ball che ci potrebbero servire per catturare Articuno. Ah, bene. No, questa ho toppato Ma malissimo. dobbiamo sperare di catturarlo perché non possiamo sprecare le Ultra Ball. Ce Oh! l'abbiamo fatta! Cioè, con il lancio più schifoso, io l'ho catturato. Ok, quindi salgo. No, siamo appena No, scesi. ah, A ok. Non me lo destra. ricordo. Non me le ricordo queste cose. Ok, no, ho paura. Aiuto, vai. Ok, torniamo indietro. Oh, perché c'è Un un nodo cazzo di qua? niente c'è qua. O forse ci sarà tipo qualche oggetto rarissimo. Sicuramente Malimortà. Madonna, raga. Cioè, sono tipo guardie del corpo. Stanno facendo la guardia Ragazze, alla. per favore, è comunque un bambino il Una personaggio. cosa bruttissima. Abbiamo un. Velocità X. Ok. Vabbè, utilissima. Di qua c'è un oggetto, intanto lo prendiamo, ma non scendere ancora. Eccola là, la cascata. Un super profumo! Ok. Andiamo. No, no, non scendere ancora. No, Non c'è nulla. Di devi venire qui in basso. qua. Sì. Guarda Ok. quanta roba c'è. Ok, uno sta in posizione, dobbiamo metterci l'altro. Quindi qua a destra. Un gettino. Oggettino. Allora, Not aspetta, non bad. ho capito. Uno sta in posizione di che? Di mattoni, guarda in Ah! alto.
Guarda su, lo vedi là sulla corrente, abbiamo già messo un Ah, due. ok. Sentire, che ansia, sti cose che spuntano. Ok, ah, adesso. Innanzitutto allora. Quello va buttato giù. Questo lo dobbiamo buttare giù. Ma quello poi come si butta? Fa niente. Ma butta giù questo, lo leviamo. Ok. Ok. Vedete, questo, quello lì lo portiamo da questo lato. Non ti buttare! Oh mio Dio! Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Ok. Ok, devo prendere un oggetto però. Dove siamo finiti? Non lo so. Ok, ok, ok. Aspetta, questo cosa vuole? Perché sei bagnato? Oh, cucciolone. Però ti attacchi. Okay. Non è che ti sei bagnato solo te. Allora. Ok, scendi, esploriamo questo posto. Aspetta, aspetta. Guarda qua. Non è stata una brutta cosa, dai. No, sì, perché noi dovevamo risolvere il puzzle. Ho capito, non l'ho fatta apposta. È fatta apposta. Non l'ho fatta. A sinistra e in basso. A sinistra e in basso. Aspetta. Ah, ok. Madonna! Tre addirittura. Ma che è? I Pokémon ti amano. Eh sì. Di qua dici? Sì. Ok, no. C'è sta niente. C'è sta niente. No, ma non ti dicono qualcosa queste cose? Tipo. Suggerimento, usando i blocchi di pietra si può mutare il flusso dell'acqua. Ah, ok, non ti servono un cazzo. Ok, prendi qua a sinistra. Vediamo dove spuntiamo. Ok, forse siamo proprio dove stiamo prima. Giù. Destra, sì, fortunatamente per te siamo proprio dove stavamo prima. Ok, adesso quel blocco che sta lì in alto, ok, lo butti tutto sulla sinistra. Sulla sinistra, non lo spingere da questo lato, ti prego. Ma dai! Ma non l'ho fatto apposta, ti giuro! Ti giuro! Cioè, non è colpa mia! Non è colpa mia, veramente! Dai, devo solo salire qua. Sì, sali là. Uffa, ma non lo faccio. Le tendenze suicide di Chris. Ma ti giuro che non lo faccio apposta. No, a destra. No, a destra. Non lo faccio apposta, è sensibilissimo il coso. Il... come si chiama? Ok, allora io vado diretta di qua. Ok, spingilo tutto a sinistra. Di nuovo? Sì, di nuovo, tutto lo trovi. Ancora almeno un altro. Ok, torniamo indietro. Quello che sta più a destra. Questo qua? Sì, lo portiamo fino in fondo. Penso basta. Non ancora. Adesso possiamo andare dietro quell'altro e spingere in avanti. Su. Ancora. Ok, ancora. E okay, adesso andiamo da quest'altro lato e lo spingiamo finché non sta allineato. Con il blocco. E con il buco. Esatto. E adesso gli vado dietro. E lo spingi giù. Ok. Ok. Ci siamo. Adesso, teoricamente, li puoi buttare di sotto. Dici? Sì. Andiamo. Perché adesso no, il surf non mi fa più la corrente. Esatto, ora possiamo andare sopra. Con lui l'ho già catturato, quindi possiamo andare sopra. Sopra. Salgo, scendo? Sì. Ed eccolo lì. Prima fammi prendere l'oggettino. Allora. Grande perla, salviamo. Salviamo. Ok. Dobbiamo mettere i Pokémon in maniera decente? No. Sì, mettiamo i Pokémon in maniera decente. Sempre sbagnato perché siamo tutti dall'altro. Nell'aria non riesce a muoversi dalla paura. Ah, ma è Articuno, perché si è Articuno. Ah, perché c'è la strizza del Pokémon leggendario. E allora io direi, andiamocelo conto. Infatti, lui è il primo tanto del... è il primo? È il primo? Sì, allora andiamo. Pokémon volante. Dovrebbe. Sì, sì. Pokémon volante. Vai. Ah, gli devo cliccare, ok. Oh. Ma ce l'avevi davanti, no. L'avevamo visto. È grosso quanto una casa praticamente. Oh, oh, oh. Ah, Elsa. 5 minuti per batterlo. Elsa, cioè. A che livello stanno i leggendari? 50. Vabbè, Nabolt sta superiore al 50. 52. Lotta. Sprinta boom.
Non ci andiamo leggeri, tesoro, anche se sei un leggendario. Vediamo. Ok, ok, ne basta un altro, dai. A meno che non ci congeli. Brutto colpo. Articuno usa riflesso. Quindi riflesso. Attacchi fisici. Fulmina allora, perché fulmina è speciale. Non ci freghi. Non penso lo buttiamo comunque giù perché fulmina le va di meno. Fa meno male. Vabbè. Gelo raggio. Mortacci. Tu sempre leggendario. Dai, fulminello. Fulminello, fulminello. Dai, dai, dai. Pam. C'è da dire che da questo punto di vista preferisco la cattura dei leggendari nel vecchio metodo. Ossia che non li dovevi mandare fino a farli morire. Vabbè, allora diamo subito Bacca adesso che non c'ha la barriera addosso. Perché c'ha la barriera? Sì, si mette una barriera di ghiaccio addosso che ti impedisce di dargli lanciare oggetti contro. Vai, preparati. Io ho paura. Guarda, muolo, becca la prima botta. No, non ho preso nulla. C'era quasi. Ahi, si è messo il ghiaccio, ma non lanciargli la Bacca perché non gli fa niente. Ok, quindi mi preparo e basta. Sì, sì. Non l'ho lanciata. Beh, ha fatto così. Ho fatto sbagliato. Ho fatto colpo karate. Uffa! Lo lancio sempre a destra, se lanci da destra verso sinistra. Ma dai! Ok, mi devo dare una calmata. Dai, era eccellente! C'era quasi, sì. Era eccellente, dai, cavolo! Ok. Te hai un culo. Te hai un culo. Vabbè, ne ho sbagliati qualcuno, eh. Sì, mi è entrata la seconda botta non avendo Bacca, non avendo preso un tiro neanche bene, proprio niente. Non era niente, neanche. Però era un simile eccellente, cioè, sì. Quello non me l'hanno voluto no, dare. È Articuno che c'è un po' dentro la Pokéball. Cioè. Ok ragazzi, abbiamo catturato Articuno. Yeah! Pikachu vuole vediamo attenzione. Se Pikachu è contento. Beh, direi dai. È molto bello giocare con il Pokémon che hai catturato. Allora, apparentemente sì, non c'abbiamo nessun Pokémon che ci segue in questo momento. Ah, è vero. Ok, vabbè. Vabbè, a parte Pikachu che sta sempre sulla spalla. Che dobbiamo fare? Ma perché sto coso sta qua? Uno Shellder! Lo voglio lo Shellder. Non so come devi si... cliccare. Ah. Non te l'hai visto? Io non l'ho visto. È scappato. Inseguilo. Sta andando via. Sta là. Ma quello magica. Ah. Vabbè. Già ce l'hai magica. Sì, magica. Ce l'abbiamo. Abbiamo pure Gyarados. Ah sì? L'ho fatta evolvere durante le varie cadine per Bulbasaur. Non so dov'è. Sarà scappato. Facciamo un giretto. No. No. Anche perché non avevo mai provato surf. Se vuoi provare a surf bene devi cambiare, metterti tipo che no niente squadra. Va eccolo. Ah, l'hai preso. Ok, va bene. Devo la linguetta. Pokémon preferito da tutte le donne. Ma non è vero mai. Ah. Ok, adesso ho capito. No, ho lanciato, ho fatto tipo la mano morta. Niente, comunque oggi proprio zero. Hai catturato il leggendario al secondo tiro. Niente. Io stavo quando dovevamo presentare perché c'avevo meno di 30 poche Ultra Ball. No, non mi ci è mai voluto troppo per catturare il leggendario a me comunque. Anche quando ho giocato a Pokémon giallo, quello vecchio. Mi ricordo Zapdos l'ho presi alla prima botta. La vita a volte è ingiusta, non è vero. Guarda me, io non catturerò mai la cosa. La cosa. Dove devo andare? Dobbiamo ritornare qua a destra. All'inizio proprio ci siamo persi il tipo, questo qui, e ci siamo persi guarda. Metà del corpo. Allora dobbiamo spostarlo. Dobbiamo verso fargli noi, fare papà. Sì. Oppure il contrario, è uguale. Boom! Questo nerd vestito male che sposta i massi con i calci, come vedete. Perché poi è Pikachu che fa questo. Lo so, per quello il nerd è che c'è gli occhiali nerd.
Ah, il nerd è lui, è il Pokémon. È il Pokémon, sono gli occhiali da nerd dei cartoni animati quelli che abbiamo messo. Capito? Adesso noi se scendiamo qui... Dobbiamo scendere lì, schiva Jinx. Ci ritroviamo da tutta quella parte dove ci stanno quegli oggetti. Guarda, se poi prendo la guida scopro che Jinx è raro e te ne trovate 20.000 e che solo per ora te ne trovate 20.000. No, no, dai. Non ci credo. Penso che siano... Ah, immagino di dover buttare pure questo. Sì, e penso ti puoi buttare quelli di sotto. Preciso. No! Questa cosa che c'è la fuga rapida è fantastica. C'è un oggetto raro, c'è un oggetto nascosto là. Ok, mo lo prendo. Prova nell'angolo proprio in basso a sinistra. No. Ah no, stava puntando alla Pokéball che si vede. Lascia stare, no, è la Pokéball. Ah, sì. Non mi devo buttare di sotto? No, proviamo a scendere, magari becchiamo qualche oggetto. Ok. No. Anda. Ti giuro che io non avevo toccato nulla. È sensibilissima questa cosa. A parte questa qui è la strada di prima, mi sembra. Sì, sì, sì. No, potevamo... Sali su e butta di sotto direttamente. Arriviamo proprio dritti in acqua dove ci serve arrivare. Ok. Tanto sotto... Niente, io proprio zero. Pensate quando guida tipo per Roma. Ma non è vero. Che macello. Sono una bravissima guidatrice. Sono una bravissima guidatrice. Oh. Quando canto soprattutto. Ma quando canta è terrificante. Ho un'attenzione meravigliosa. Ok, sopra. Oh. Ultra Ball, not bad. 3 Ultra Ball. Buono. Ok. Su. Adesso si va su. Altro oggettino. Pietra gelo. No, non male neanche pietra gelo. Ce ne servono proprio le due che abbiamo. Andiamo su. Ultimo oggettino. E penso che ormai siamo arrivati alla fine. Super profumo. Siamo arrivati alla fine delle grotte spumarine. Sì, direi di sì. Abbiamo fatto tutto il fattibile. Sì, siamo arrivati alla fine, eccoci qua. Usciamo verso la luce. Allora, siccome noi l'isola Candela già ci possiamo volare sopra. Lei è già stata sconfitta e quant'altro. Questa zona qui l'abbiamo già fatta vedere nello scorso video. Ok, quindi andatelo a rivedere nel caso. Andiamo a catturare Zapdos alla centrale elettrica. Boom. Oh mamma. Ah, lo voliamo proprio, è cavalcabile. Ok, adesso prendi Pikachu e voliamo. Metti di dove c'è Merlottolo. Ok, prendi Pikachu. Che cosa cazzo era questa cosa? È così entusiasta che ha cominciato a ballare. Andiamo a depositarlo nel povero. No, dai. Andiamo subito. Dai, solcanubi, non rompere le palle. Ed ecco come voleremo, guarda. Con Merlotto. In verticale, capito? Manco i migliori. Stava facendo tipo un Gangnam Style, non lo so. Sembrava effettivamente. Ah. Oh. Ok, da Celestopoli si fa taglio, si va tutto a destra. Porca troia. Quindi? Devi fare tutto il giro. No! Devo riscendere giù. Eh sì. C'è un Growlithe. È stranissima questa cosa. Sali e scendi proprio. Che poi capito, scende per fare. Per scendere il gradino vicino, esatto, dal Pokémon che vola. Perché sei andato a sinistra? Che ne so, per risalire. Risali, va bene, risali, vai a destra poi. Tu mi hai detto di risalire e andare poi a destra. Guarda, se riscendevi. No. A destra. Ok, ok. Raga, non si può stare con Aerodactyl, cioè è veramente... È bellissimo, cosa dici? Ancora a destra? Sì. Ok, questa qui è la strada, ci rifaremo tutto il percorso 9 fino all'ingresso del tunnel roccioso. Ci vediamo tra 20 minuti, perché se sbaglia così ogni svolta sono 20 minuti di gameplay. Ok, siamo arrivati. Surf. Alla fine del percorso 9 dobbiamo fare surf, cosa che all'inizio non potevamo fare. La tecnica scivolacqua, in verità. E dirigersi a sud. Tra l'altro in questa zona si trovano i gradini che adesso non cercheremo, perché dovremmo fare la catena, li dovremmo far spawnare e quant'altro. Ne abbiamo già catturato uno in zona safari, diciamo.
E per ora basta così. Guarda, hai visto la Pokéball lì dietro? Sì, sì. Sì, sì. Ok, scendiamo, affrontiamo l'allenatore. Madonna santa, sto coso che spunta. Sai che sono un po' che fanatico, puoi vedere la mia collezione. Oh mio Dio, questi tizi sono inquietanti. Te sei ancora più inquietante. Allora, Gilberto. Gilberto. Io però voglio questa tuta di Slowpoke. Ma noi sappiamo. La vendono. Va benissimo, noi siamo già avvantaggiati così. Lotta. Quindi possiamo fare Petalo danno. Ma va, è overkill, sta a 42. Mega assorbimento, gli facciamo 4 per di danni. E passa la paura. A casa. Sì, 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 sì. Passa la paura. Boom. Ok. Ma è un nemico, non ha più energie. Non ho visto quante Pokémon aveva. 2. Ah, quindi c'è l'altro, ok. Lickitungo. Licky, oddio. Questo è il Pokémon preferito dalle ragazze. Di nuovo? Petalodanza, vai. Petalodanza! No, Petalodanza! No! No, Petalodanza ha fallito, la mia vita non ha più senso. Manna, gli ha dato tipo piedate. Petalodanza, again. Vabbè, per un attimo ho pensato che fosse tipo rimasto con un punto vita. Però è confuso. Ah, tanto è morta. È confusa. Ah, ma tanto. Ma la confusione resta? No. No. Okay. La confusione appena esci dal combattimento. Questa cosa nei vecchi Pokémon invece c'era. No, 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 era uguale identico. No. Dovevi identico. Toglierla. Ah, no, no, non era la confusione, era tipo scottatura, avvelenamento. Sì, quelle cose là. Sì, perché sono stati proprio. Confusione è una cosa extra. Allora, però andare a sinistra, vediamo se c'è qualcos'altro. Quello volevo vedere. No. No, non c'è niente. C'è un tubo. Non c'è un tubo, anzi no, ce ne stanno due. Ce ne sono due. Entriamo dentro la centrale elettrica. Vai. Tra l'altro così incustodita, non c'è sta niente. Vabbè. Perché è la vecchia. Oh mio Dio. Catturane uno, dai, non mi ricordo se lo abbiamo. Ok, che schifo. Che schifo. Che schifo. Stai Carmelo. Dai. Mannaggia la miseria. Il mondo è fortunato. La Game Freak è stata fortunata che per sbaglio non ha creato la versione shiny di questo Pokémon bianco. Oh. Perché dai. Ma io perché te devo star sentire quando dici ste cose? No dai, pure con eccellente. Perché non gli ha reso onore. Aveva fatto una prestazione eccellente. Ci credo, ma questo è generato. Con la prestazione ottima è stato preso. Ciao bambini! Ciao! Seguite Tubo Nubo! Iscrivetevi al canale. Lasciate un like, un commento. Che vuoi, mo? Anche qua c'avrà mo paura. Mo c'ha paura perché ci sta Zapdos qua. Ma perché bisogna certo attenzione l'aria non riesce a muoversi dalla paura. Che palle, Pio. Sei un fifone. Però con quegli occhialetti, cioè... Ma comunque direi che percepisci tensione. Un Electro Buzz. Non ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. No, ma io non sono andato avanti nel gioco oltre le cose che abbiamo visto nei video, quindi... Ok. Preparati! Sì, vabbè, ma... Cioè... Io temo che tu ti rimuova di nuovo, esatto. Okay. Bene, guarda. Okay. Un tempo avresti pagato tipo oro colato per catturare un Electrobuzz e un Magmar girando lì come un deficiente avanti e indietro. Mi dora al 55. Ma perché mi dora sta al 55? No, è perché... Guarda, Asgrolat. E povero sfigato. Ma lui stava sopra tutti gli altri Pokémon, stava. L'avevo livellato di più degli altri. Asgrolat è un povero sfigato. Si sa perché Miodora è salita proprio... Voltorb. Che carino, guarda quanto è incazzoso. No! Tutto bastardo. Ma io l'ho lanciata di là! Ti sto odiando. Ok, non ne devo sprecare troppe.
È vero che ne abbiamo comprate in altre 30, però... Oh. Dico che difficilmente quando te colpisci, se non è al primo e al secondo. Vabbè, ma bisogna vedere. Non questo non è quello di più. Mi sono uccisa. Aia. Stava là, fermo. Ci guardava male però, eh. Ma guarda male tutti, credo. Niente, io la seconda botta pio tutti. Capito? C'è un coach. Ma perché sei qui? Ma non c'è quella cosa che quando fai la giravolta poi comincia a ballare? No, quello sta su solo il luna. No. Ciao Mac, scendi giù. Madonna, è enorme. Oh mio Dio. Mook. Che vi ricordiamo, letto al contrario. Sì, me la ricordavo questa cosa. Volevo infatti starmi zitta perché... No. Eccellente! Naggia miseriaccia! Eccellente! Yes! Io ho catturato pure, ma... E io... Questa è la puntata della seconda chance, praticamente. A ogni secondo tentativo io prendo i Pokémon. Infatti la cosa sbagliata è il leggendario, non sono tutti gli altri. Aspetta, ancora non è salito di livello, tra le altre cose. Cioè. E non leggi? Ma il lavoro è là, non mi lasciare di morire questa posta! Ti vado a lottare! Ci sto. No, non ho letto proprio, me ne è fregato niente. Ho detto, vabbè, affrontiamo sto coach e poi se ne... Ho no, non mi andate a leggere. Fa come quando parla con me, io parlo, lei non ascolta, questa è la stessa cosa. Oh, mamma mia. Oh mio Dio, che brutto. È orrendo, guarda che schifo. È il dio Helix, è il dio dei Pokémon. Non è vero, però. Tra l'altro andiamo pure bene con Riri. Sì, perché abbiamo 4 pezzi di lui. Mega Assorbiment. Mega Assorbiment. Finalmente, nella prossima puntata riusciremo a pensare una mossa veleno al nostro Venusaur. E... Che schifo, chiude anche gli occhi in verticale. Sì. La fa. Non muori male. E dai! Muori male. È morta male, tranquillo. Ma non è che questa qui c'ha tutti... Aerodactyl. Io, allora, se c'ha tutti i fossili, possiamo andare tranquillamente di Petalodanza. Perché contro lui saremo neutrali, ma Petalodanza la farà tanto danno. Ok? Dopodiché ci sarà, a meno che questa fa molto non può farci. Ok, dopodiché ci sarà Kabutops, che è un altro Pokémon di tipo fossile. Che tutti i fossili sono roccia. Cioè ci sta facendo male. No, tentenna. Piano. E andiamo. Andiamo. Idrolampada. Ok. Vai. E il prossimo sarà Kabutops. Vabbè, possiamo rimanere qua. Guarda lui quanto è lui bello. Lui è bellissimo, così. A me lui piace. Potremmo andare di psichico attivissimo, dai. Vai. Tristella. Pam. Sanguisuga. No, Sanguisuga no. Ok. Ah, mannaggia. Vabbè, però... no, psichico lo butta giù lo stesso. Sì. Vai, psichico. Psichico. Pam. Perfetto. Ok. Noi però dobbiamo curare i Riri. Dobbiamo curare i Riri perché ci serve non solo per Zapdos. Tra l'altro Riri è un po' pure svantaggiato su Zapdos che è volante, ma anche per altri Pokémon che vanno affrontati qui dentro. Ha vinto 4500. Buono. Che ci dà? Oh, mo se c'è delle caramelle rare mi incazzo però, eh. Un regalino. 5 caramelle rare. Vabbè, ma che te deve dà? Ma dammi delle MT, dammi degli oggetti umili, no, no, puoi ignorare. No, vabbè, ce l'abbiamo. Sono esperienza, quindi... No, ma ce l'abbiamo. Il Chansey a parte è pieno, era un Pokémon rarissimo, ormai Kanto è pieno di Chansey.
No, ma poi l'avevamo preso. Sì, sì, ma perché si trova tipo in tutti i percorsi. Ah, è raro, ma si trova in tutti i percorsi. Ma io devo andare di qua o di là? Di là, giù, 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 giù. E di là quindi che c'è? Non lo so, intanto andiamo qua. Verso il basso. Ma volevo vedere se c'è qualche oggetto. No, quello è avvolto. Ma questa qui è la strada per finire la cosa. Quindi sì, dobbiamo tornare lì dove eravamo prima. Guarda i macchi che ti stanno spawnando. Ma secondo me non sono rari. Ma non è possibile che i macchi non sono rari. Una forma evolutiva. Che chi c'è di Pokémon raro qui dentro? Non so io. Ah, no, non te ne sei accorta che era lì il contrario, eh? Ah, cavolo. Boom, baby. Quindi è un Voltorb. No, è l'Ekkotrod. Hai 5 nudi per batterlo. Se lo vuoi catturare. Ok. Bello danza, dai. Fulmine. Non è molto efficace. Sbam. Ok, adesso possiamo catturare Electrode. Che bello che è. Sì, ma perché lui è simpatico, capito? È gagliardo rispetto. Però sei un po'. Vabbè, tanto questo non entra la prossima, ragazzi, quindi ve la risparmiamo. Cioè, non può entrare la prima botta, non in questi episodi. Come si voleva, si vuole dimostrare. CVD. Ah! Ops. Naturalmente tra il primo e il secondo tiro che colpiscono il fuoco non ce ne devono essere almeno 5 che vanno da tutt'altra parte. Però solitamente funziona così, non possiamo farci niente. Neanche la seconda botta stavolta. Non gli ho dato neanche la bacca. Però se deve stare un attimo fermo. Mi sta a far venire mal di testa. Bella palla, se non gira lui. Non gira. Saltella proprio. Niente, è antipatico. Mi sta sulle palle. Ma a me non si può fare esplodere. Eccellente! Un attimo mezzo laggato. Niente. Ti odia. Mi odia proprio. Cioè, ti pare che non faccio macelli per prendere i leggendari, ma per prendere un Electro. Mi sa che da voi quello scappa. Quindi spera che entra. Sì. Ok. Ah, perché si stava. Stava caricando, quindi secondo me dopo di quello lì fa tipo. La fuga? La fuga, sì. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Ok, possiamo quindi però evitare adesso in poi le sfere che stanno sotto sopra. Perché quelli sappiamo che sono Electrode, ce ne basta uno. Quella è. Questa qui si è messa bene. Sì, ma. E in verità la centrale elettrica ha un grossissimo flipper. Esatto. Okay. Naturalmente mo te ne è spawnato pure uno così. Ma in mezzo alla porta! Ma vai, passa! Ah! Guarda che quella bello. È al contrario. Magnemite! Ce l'abbiamo? No. Ok. Quella era al contrario, l'ho già vista, non va presa. È piccolino! Oh mio Dio, no, è velocissimo. Oh mio Dio, è velocissimo. Lì? Ok. Vabbè dai, è un piccolino Magnemite. Tutti sti barili. Centrale elettrica che va a petrolio. Andava a petrolio, la vecchia centrale elettrica. Pozione max. Ok. Di là ci dovrebbe stare un altro oggetto, ma in realtà dovrebbe essere un Electrode. Perché no, 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 dai, non ci serve l'Electrode. Mo se quel Grammer ti ha bloccato la strada è bellissimo. No, posso di qua. Ok, siamo riarrivati. Dove dovevamo arrivare? Oh! Fatto di cuore! Oh. Sali su, sali su. Da dentro la stanza. Ah, ok. Là c'è un oggetto. Eppure un Electrode. Oggetto. Pietra tuono, vabbè. Non ci schifa mai pietra tuono. Ci servono per far evolvere. Comunque dobbiamo far completare il Pokédex. Mamma mia, che ha. Oh. 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 Che poi siamo pieni di repellenti, capito? Sì, però non li usiamo. Ok. No! No, quello lì, guarda! Questo mi è venuto addosso proprio. Al muro sembra quasi che c'è il circuito, quello di Ritorno al Futuro. Il circuito a tre che serve per viaggiare nel tempo. Guarda. Ci provo. Io ci provo. Non posso farci niente. Sembra, lo vedi? Sì, è vero. Sembra, non so se è voluto, ma sembra. Andiamo. Potrebbe essere anche tipo dove una devo specie andare? In basso a sinistra.
Potrebbe essere anche un riferimento ai Magneton, che comunque hanno una forma molto simile. Ok. Quello no. No. Qua non c'è nulla. Oh, oh, oh. Qua in basso, solo uno ne devi prendere. Questo qua. Antiparalisi. Ok. Ok. Sì. No! Ma dai! Mi si è corso addosso. Era proprio un cazzottone Ereni, capito? Voleva essere catturato, non lo so. Cazzottone Ereni, violentissimo. Oh! Ha imbruttito. Ok. Ci siamo. Sinistra, sinistra. Ok, non sali sulla pedana perché ci riporta fuori. Salviamo. Siamo arrivati da Zapdos. Salviamo. E andiamo a catturare il nostro secondo Pokémon leggendario del gioco. Esatto. Salvato. Sì. Come on! Quanto è bello. Zapdos è il mio preferito dei tre. È bellissimo. Ovviamente. Moltres è proprio quello che... Cuccioletto. Guarda quanto è bello. Guardate quanto è bello. Allora, siccome non abbiamo Pokémon veramente avvantaggiati contro di lui, io direi che abbiamo bisogno di mettere... di mettere un parassiseme e poi addormentarlo e poi andarci proprio pesantemente di pedalodanza, che sarà... Quindi vado di parassiseme? Sì, sì, sì. Per fobecco. Porca miseria! Ci ha tipo tolto tutta la strategia. Sì, sì, ma forza. Merlottolo. Mannaggia! Deve arrivare e dobbiamo fare frana. Il problema è che il fulmine è comunque avvantaggiato contro di lui. Lo so. Andiamo di frana. Sì. Mannaggia la miseria. Tutta la nostra fantastica strategia di Riri è andata in fumo. Zapdos tentenna. Buono. Buono, buono come il pane. Zapdos. No, evita l'attacco. Ah, fulmine, mannaggia la miseria. Siamo messi malissimo contro di lui l'acqua. Siamo messi male. Oddio. Manda in campo. E a questo punto forse possiamo andare a Scrolat e provare con un lanciafiamme. E andare poi ad oltranza. Cioè ogni Pokémon farà un colpo. Probabilmente poi muore. Tristella. Cioè. Ma un colpo ce la fa a farglielo, capito? Perché comunque siamo molto veloci. Lanciafiamme. Sì. Ok, a culo. Vai Asgrolat, sei tutti noi. Ok. In fuoco. Non levi niente, non levi. Vabbè, oh dai, purello. Mo non lo Zapdos usa fulmine. Ah. Ok. Vai di lanciafiamme. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Hai fatto il tuo Asgrolat, sei stato grandissimo. Ok, corri a dargli la bacca prima che mette il campo elettrico davanti. Ok, seleziona. Usa. Preparati. A culo la lanciata proprio questa, Bosi. Proprio a culo la lanciata. Ah! Guarda, se entrava, non è per cattiveria, ma... Non sta mettendo il coso. Sì, quindi gli puoi ridare la bacca. No, 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 no. Dai. Vabbè, ma neanche l'altro era stato. Ma no, adesso proprio streggio. Zero. Ok. Sta continuando a non metterlo. Vabbè, te non ce la bacca. Dio che ansia, regà, l'ansia. Che non abbiamo trovato quelle dorate argentate di questo tipo di bacche che sono le più utili. Adesso l'ha messo. Ok, sì, sì. Ce la fai? Vabbè. Perché sta sopra rispetto allo schermo, quindi. Non è così semplice. Vai, io direi... L'ha tolto di nuovo? Sì, ma io direi lancia e basta, dai. Ops. Non si sa come lo stai prendendo, però. È proprio col tiretto... Niente. Zapdos mi sta facendo penare. Vai, vai. Che non aspetto un po', che c'ho l'ansia, quindi non aspetto, capito? Invece se aspettassi qualche secondo, devo un attimo. Ok,
Poi stai lanciando a destra, devi pensare come sei andato a far sinistra la Pokéball. Non lo so. No, è che non riesco a prendere bene la mira. E comunque è antipatico. Ah, quasi è spostato troppo in fretta. Oh. Ottimo. Dai. No. Secondo me devo provare a dargli una bacca. Prova. Oh, ma dove vai? No, dai! Era anche buono come tiro. Eh! Vabbè, bacca più bene. No. Niente. Niente, lancio, dai. Niente, di nuovo. Anche perché potrebbe scappare comunque. Ah, sì? Sì. Possono scappare? Sì, sì, possono scappare i leggendari. Niente. Ciao, miseria. Ottimo. Zapdos. Zapdos mi... Perché gli ho detto che è il mio preferito, quindi ha deciso che... Ma cazzo, lo dovevo offendere. No, non so dove l'ho lanciata. Dai, su. Mi sto annoiando. Perché non sei abituato a queste cose. Questa è la prassi per tutti. Per tutti noi comuni mortali. Questa qua è la prassi. Ok, hai preso. E comunque ci ha messo 2 minuti. Uffa. No, no, dai, questa volta ci ho messo un po' più di tempo rispetto al mio solito. Ok, ragazzi, ci cominciamo allora a salutare. Abbiamo catturato sia Articuno che Zapdos. Usciamo da qui, voliamo insieme all'Isola Cannella, che ci esploreremo interamente nel prossimo episodio. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri social, quindi abbiamo Facebook, Instagram, Telegram e Twitter. Ci trovate ovunque, ci trovate anche in stream su Stitch, copiando da il buon Pardini. Devo uscire di qua? Sì, sì. Giusto. Tra l'altro, una bella animazione. E... usciamo fuori, chiamiamo Pikachu, voliamo Isola Cannella, dai. Ok. Con questo vi ricordiamo il like, un commento, fateci sapere la vostra opinione, scriveteci qua sotto, vi rispondiamo sempre. Fateci sapere quanto ci avete messo a catturare i leggendari. Perché no? Cioè, vedete se c'è qualcuno che batte me nel catturare i leggendari nella mia velocità. Dove dobbiamo andare? Non vi ricordo. Isola Cannella. E dov'è? È l'unica isola del gioco. Qua? Sì. Ok. Sai cos'è un'isola, sì? Sì che lo so cos'è un'isola. È che non la vedevo. Ciao Nabbi. Ciao.